Allora proseguiamo nell'esposizione dei contenuti, passando la parola alla dottoressa Raffaella Iarrapino, che è responsabile comunicazione di Redigo One del gruppo Reditech, uno dei gruppi che appunto ha partecipato attivamente alla realizzazione di questo lavoro, e all'avvocato Massimo Antonazzi, professore di tecniche e strategie di negoziazione presso la Linkamp University. Buongiorno. Il professor Antonazzi e la dottoressa Iarrapino ci parleranno di un aspetto specifico che viene trattato nel quarto capitolo del libro, cioè dell'utilizzo dell'intelligenza artificiale per la negoziazione, strettamente collegato anche al 17° obiettivo di sviluppo sostenibile, ovvero quello appunto della partnership globale, della costruzione di partnership. E abbiamo trovato straordinariamente importante il lavoro fatto da loro nell'esplorare e nel descrivere la possibilità di avere un avatar negoziale nei processi di negoziazione internazionale. Crediamo possa essere anche un argomento particolarmente interessante per tutti i decisori politici e i negoziatori che sono qui presenti. Quindi grazie molto Raffaella e Buongiorno. Massimo di essere qui con noi. A voi la parola. Buongiorno Silvia, buongiorno a tutti. Comincio io con una introduzione al nostro lavoro che fa parte di una ricerca iniziata nel 2019. Condivido anche le due slide che ho preparato in modo da poter. Ok. Ecco qui. Perfetto, lo vediamo. Dunque, sta a me appunto introdurre questo argomento molto particolare. Ho sentito parlare di multidisciplinarietà e qui parliamo proprio di un esperto in tecniche di negoziazione, quale è Massimo, e la mia esperienza nel mondo dell'intelligenza artificiale, nella divulgazione, nell'applicazione a livello delle imprese e organizzazioni di sistemi di intelligenza artificiale che si sono incontrati per una ricerca che è nata in maniera molto occasionale, in maniera veramente occasionale. Infatti parliamo appunto di tornare alla primavera del 2019, che eravamo molto diversi da oggi, no? Visto quello che è successo dopo, non sappiamo cosa sarebbe successo, ma io mi stavo occupando di intelligenza artificiale, dell'inserimento di tecnologie abilitanti per migliorare gli standard lavorativi nelle imprese. Infatti, come ha detto Silvia, mi occupo di comunicazione all'interno di sviluppo nuovi progetti all'interno del gruppo Reditech, per cui stavo lavorando all'intelligenza artificiale, all'inserimento dell'intelligenza artificiale. Nel corso di questi incontri, appunto, parlavo di Algo, del sistema dotato di algoritmo proprietario di Natural Language Processing, e facevo appunto queste conference, e Massimo si è imbattuto. Massimo, che era un mio conoscente, conoscevo da tempo, però non ci frequentavamo, si è imbattuto in una di queste presentazioni. È interessante perché Massimo è avulso dal contesto intelligenza artificiale, non conosceva queste tecnologie, ma ne ha sentito parlare da me. Si stava informando perché stava appunto, gli era stata commissionata una ricerca, anzi un articolo su una rivista scientifica che appunto parlasse della negoziazione, della sua materia. E nella ricerca di un argomento nuovo ha incontrato l'intelligenza artificiale. Da questo momento ci siamo impegnati nella costruzione proprio di un sistema di intelligenza artificiale applicato alla negoziazione, che poi vedrete successivamente in una versione demo. Quindi la domanda è: esiste la possibilità dell'utilizzo di un assistente virtuale in ambito negoziale? Nel dare una risposta a questa domanda, io ho presentato a Massimo quello che in altri campi ero abituata a portare, quindi l'utilizzo di un assistente virtuale a supporto dell'utente uomo, dotato di capacità, l'assistente virtuale dotato di capacità di comprensione del linguaggio, interpretazione e contestualizzazione, dei termini per poter appunto, fornire risposte alle domande, quindi facilitare, l'utilizzo anche di informazioni.
È in grado infatti l'assistente, quindi un sistema di intelligenza artificiale, di estrarre informazioni da banche dati, recuperarle dall'esterno per ampliare la propria base di conoscenza. Questo è quello che stavo spiegando al Massimo. E da lì, appunto, la possibilità di fornire delle risposte, con dei vantaggi notevoli, ridurre i tempi di elaborazione. Della risposta, quindi della raccolta dei dati, ridurre lo sforzo cognitivo dell'essere umano nella ricerca del dato, quindi nella ricerca delle informazioni, e quindi fornire una potenzialità, diciamo, la capacità di poter utilizzare le macchine proprio per la raccolta di una grande mole di dati. Questo il Massimo ha acceso una lampadina ed è nata un'idea. L'idea di lavorare a una ricerca che portasse l'interconnessione tra la scienza del negoziato e l'intelligenza artificiale, ovvero la possibilità, come spiegherà poi Massimo in un secondo tempo, subito dopo di me, in maniera ancora più approfondita all'interno della materia negoziazione, quindi della sua materia, come poter facilitare la raccolta delle informazioni all'interno del negoziato, della strategia negoziale, momento in cui le informazioni sono fondamentali per trovare appunto i dati che servono per poter portare avanti il negoziato. Ne è nata da questa nostra collaborazione, che è appunto una collaborazione tra competenze differenti e che dimostra anche l'interdisciplinarietà dell'intelligenza artificiale che può essere applicata ad ogni campo, come abbiamo ben visto negli interventi che mi hanno preceduto. È nata una ricerca che ci ha portato alla pubblicazione su una rivista scientifica che è lo YELT, Journal of Ethics and Legal Technologies, nel 2020, novembre 2020, questa ricerca appunto è iniziata con la scienza del negoziato e intelligenza artificiale. La domanda era questa: esiste la possibilità di utilizzare un assistente virtuale, una forma di intelligenza artificiale all'interno di un team di negoziazione? Questo articolo ha avuto un certo successo, una ricerca che non era stata poi, se, abbiamo trovato poco in giro nell'ambito della ricerca a livello negoziale e AI, ed è arrivato all'attenzione dell'Associazione Nazionale Intelligenza Artificiale del professor Poccianti, che appunto ha voluto coinvolgere il nostro lavoro con grande gioia da parte nostra e orgoglio di questo risultato che poi è emerso e venuto fuori con questo volume, coinvolgere la nostra ricerca all'interno del volume L'intelligenza artificiale per lo sviluppo sostenibile. E quindi troverete un capitolo dedicato a questo. In quest'ambito della ricerca, nel produrre questo capitolo, abbiamo fatto un passo avanti nella ricerca sull'intelligenza artificiale applicata al negoziato. E abbiamo elaborato anche la possibilità di perfezionare la raccolta dei dati attraverso banche dati esterne, banche dati internazionali, la possibilità quindi di recuperare quelle informazioni che sono fondamentali per costruire un negoziato, quindi per arrivare all'obiettivo della trattativa e che danno maggior sforzo al team negoziale, ipotizzando proprio da questo lavoro è nata Crisis, che poi vedrete. Crisis è l'assistente virtuale membro del team di negoziazione. E di questo però vi parlerà Massimo Antonazzi, che è appunto coautore del capitolo dedicato alla scienza del negoziato, intelligenza artificiale e nel negoziato internazionale. Do la parola a Massimo. Esco un attimo. Salve, buongiorno a tutti e Un grazie attimo per... solo che... Prego, prego Massimo. Salve, buongiorno a tutti, grazie per l'attenzione. Mi permetto di iniziare con un doveroso ringraziamento nei confronti del presidente Piero Poccianti e di chi ha collaborato al libro, perché anche grazie all'opportunità di contribuire a questo volume che noi siamo riusciti in qualche modo a fare un passo avanti all'interno della ricerca e di dare una declinazione maggiormente pratica e concreta a questo percorso che inizialmente ovviamente è partito come qualcosa di molto teorico e quindi che in qualche modo cercava di sviluppare una possibile integrazione tra negoziazione e intelligenza artificiale.
Dopo la prima chiacchierata con la dottoressa Iarrapino non avevo assolutamente le idee chiare. Avevo solo una grande sensazione, che era quella di trovarmi al centro di una rivoluzione all'interno della ricerca negoziale. Rivoluzione che è ciclica per quanto riguarda il negoziato. Storicamente il processo negoziale è portato a trasformarsi, a modificare le proprie strategie, le proprie tecniche rispetto al contesto politico, economico e sociale e scientifico di riferimento. Un po' come alla metà degli anni 80, siamo passati dalla fase tecno-razionalista alla fase postmoderna, nella quale ovviamente la dimensione psicologica dei processi negoziali ha assunto un'importanza maggiore, abbandonando, come dire, la visione degli individui come perfettamente razionali. Oggi, dopo quella chiacchierata con l'amica Raffaella, avevo la sensazione che un esperto di negoziazione o un professionista che decide di specializzarsi all'interno di questo settore non poteva esimersi dall'andare a analizzare quale fosse l'impatto delle nuove tecnologie, in particolar modo dell'intelligenza artificiale, all'interno del mondo del negoziato. Esistevano due possibilità, al netto, tutto questo al netto delle proprie posizioni personali. Io non avevo grandi conoscenze di intelligenza artificiale e avevo due opportunità. Rimanere, come dire, ancorato su delle posizioni molto personali e anche molto limitanti, oppure cercare e farmi travolgere quindi successivamente dal cambiamento, oppure cercare di capire e integrare due settori completamente diversi. Per comprendere il filo conduttore e il momento in cui l'intelligenza artificiale può diventare performante nell'attività dei negoziatori, occorre partire da alcuni presupposti di fondo. Perché la negoziazione, il negoziato è un'attività ineliminabile per tutti gli individui. Ed è ovvio ed evidente che in un mondo disordinato e caratterizzato dall'iperinformazione, dove il contesto di crisi non è più elemento occasionale, ma elemento strutturale, il negoziato possa rappresentare un valido strumento di risoluzione dei conflitti. È ovvio che la realtà contemporanea però ci pone di fronte a un livello di difficoltà e di complessità elevatissimo. L'elemento temporale nella fase di preparazione del negoziato diventa centrale. Occorre partire poi da un altro presupposto, è che il negoziato è un processo euristico, una relazione umana ad alto impatto emotivo, ma va vissuto ed affrontato come un processo e quindi distinto in fasi. Due le attività principali che vengono svolte all'interno di un negoziato: raccolta di informazioni e condizionamento comportamentale. È sulla raccolta di informazioni che noi abbiamo trovato un collegamento, un link. Esistono due tipologie di raccolta di informazioni. All'interno del negoziato le informazioni rappresentano, senza ombra di dubbio, la forma di potere maggiore. Non è un round finale di un combattimento, ma un lungo percorso di scoperta, di esplorazione. Maggiori informazioni riesce ad acquisire, maggiore sarà la possibilità di raggiungere un accordo di successo, anche perché sgombriamo il campo da qualsiasi dubbio. Noi non negoziamo per raggiungere un accordo, un generico accordo, ma negoziamo per raggiungere il migliore accordo alle nostre condizioni. Per poter far questo, dobbiamo avere un livello di preparazione elevatissimo. La maggior parte delle scuole di negoziazione al mondo è unanime nel ritenere la fase strategica, che è la prima fase del processo negoziale, come determinante per i risultati del negoziato stesso. Abbiamo deciso di, quindi, in qualche modo, legare l'utilizzo dell'intelligenza artificiale a quell'attività di raccolta informazioni, che non è una raccolta informazioni in ambito negoziale generalizzata e sommaria, ma è una vera e propria attività di intelligence. Perché l'attività di raccolta informazioni è orientata alla costruzione di una strategia. Non abbiamo bisogno di tutte le informazioni, ma di informazioni specifiche che ci aiutino a chiarire gli elementi oggettivi, gli elementi tangibili e intangibili del negoziato. Il tentativo di semplificare lo sforzo cognitivo e ridurre i tempi è l'obiettivo principale con il quale noi abbiamo deciso di costruire questo percorso di ricerca. Abbiamo tentato quindi di andare a creare un supporto al team stesso,
Specialmente nei negoziati di crisi o nelle arene internazionali dove l'elemento temporale diventa particolarmente stringente, una fase strategica adeguata richiede tempo e richiede esercizi. Un esercizio intellettuale e cognitivo dei negoziatori particolarmente elevato. Del resto, come sosteneva Benjamin Franklin, fallire la preparazione significa prepararsi al fallimento. Quello che abbiamo cercato di fare attraverso questo percorso di ricerca, che ha portato poi oggi anche alla predisposizione di una demo, è stato quello di lavorare nell'ottica di un rafforzamento di quella raccolta informazioni che diventa tanto determinante per il successo del negoziato. Non dico altro in questo momento, e anche per per rimanere nei tempi. Nella fase successiva spiegheremo e cercherò di dare un inquadramento più specifico alla declinazione che abbiamo dato in questo caso all'avatar, perché anche un po' in relazione al contesto nel quale veniva effettuata la pubblicazione, abbiamo deciso di proporre un supporto di intelligenza artificiale che potesse essere particolarmente pratico e concreto. E grazie, quindi Massimo. Grazie, scusi, grazie Massimo Antonazzi. Dato che avremo poi tempo e saremo ben lieti di vedere la demo nella prossima parte della nostra mattinata, nell'ultima parte, mi permetto appunto di interrompervi qui per poter dare spazio agli altri relatori e arrivare ancora nei tempi giusti alle due demo, che sono anche una parte centrale di tutto il lavoro fatto. Grazie molte per aver introdotto questo tema importantissimo dai diversi punti di vista dell'intelligenza artificiale e proprio delle tecniche e metodi di negoziazione.